Ok, l'ultimo articolo riguarda il Probably Approximately Correct Learning applicato alla fisica nucleare. È un approccio piuttosto che io trovo molto interessante, che però ho fatto da solo, quindi non ho molti confronti con altri, e riguarda quanta informazione abbiamo bisogno per dire qualcosa a proposito di un sistema, in questo caso il nucleo atomico, con una certa precisione. Quindi in tal senso è Probably Approximately Correct. Allo stesso modo in cui la scienza informatica studia, ad esempio, la complessità, quindi quanto un programma richiede un certo numero di risorse computazionali, possiamo chiederci quanto un programma richieda un certo numero di risorse in termini di informazione, di risorse di dati. Quindi questo argomento è ovviamente molto interessante per un informatico perché ti dice in sostanza quanto grande deve essere un file affinché contenga una certa informazione. E io ho deciso di provare ad applicare questo alla teoria del nucleo atomico, perché il numero di nuclei che abbiamo non è infinito, è un numero limitato. Un certo numero di protoni, un certo numero di neutroni, ed è finita lì. Io posso cambiare il numero di neutroni e il numero di protoni, ma non posso andare all'infinito. I nuclei più pesanti hanno 300 neutroni e protoni, e quindi ci sono tutte le combinazioni di 300, di un mucchio attorno ai 300 di protoni e neutroni. E alcune combinazioni sono proibite perché non posso avere un solo protone e 300 neutroni in condizioni non solo naturali, ma in condizioni di laboratorio. Può capitare se lo metti in una stella di neutroni, in un ambiente estremamente esotico dove è pieno di neutroni tutto attorno. Però in un sistema isolato, l'interazione nucleare lega i protoni con i neutroni più che i neutroni fra di loro. E quindi per avere un certo numero di neutroni ho bisogno di un certo numero di protoni che li tenga assieme. Ad esempio, il nucleo stabile di ossigeno ha 8 protoni, 8 neutroni. Un nucleo stabile di carbonio ha 6 protoni, 6 neutroni. Possono esistere delle isotopi, si chiamano, con un diverso numero di neutroni che sono ancora stabili, però man mano che io aggiungo i neutroni, questo sistema diventerà sempre più instabile, il che significa inizialmente che è radioattivo. E a un certo punto significherà che io, quando provo ad aggiungere neutroni, questi sgoccioleranno via, non hanno neanche la minima energia di legame necessaria per legarsi per un tempo ragionevole in modo da poter poi emettere radiazione. Quindi semplicemente non si legano e volano via. Ad esempio, ho citato nel video precedente il litio-11, che è un sistema molto particolare con 8 neutroni e 3 protoni, quindi con un grande sbilanciamento, e quando io ho questi 3 protoni e cerco di aggiungere continuamente neutroni, ad esempio arrivo 6 neutroni, costruisco questo nucleo di litio 9, che è piuttosto ok, è radioattivo, molto radioattivo, è molto instabile, però rimane per un tempo ragionevole con cui io posso studiare. Se io cerco di aggiungere un altro singolo neutrone, questo non riesce a legarsi, quindi il sistema litio 10 proprio non esiste, non esiste neanche per una frazione di secondo, non esiste, non si lega. Il neutrone che io cerco di aggiungere vola via con la stessa velocità con cui io ho provato ad aggiungerlo. Però se io ne aggiungo due, magicamente, dato che i neutroni e i protoni si accoppiano e hanno dell'energia di legame dovuta all'accoppiamento 2 a 2, questo nucleo con il cuore di 9 particelle e l'aggiunta di 2 neutroni esiste. Quindi questa è una cosa un po' stravagante che c'è, però se io cercassi di aggiungerne altre 2 non esisterebbe più. Quindi, ad esempio, quello è il limite. Questo limite viene definito drip line. Nei nuclei, in un certo senso, messi in un diagramma, dove ho i neutroni da una parte e i protoni dall'altra, esiste un luogo dei punti in questo diagramma oltre il quale non esistono nuclei perché i neutroni gocciolano via semplicemente. Quindi il numero di nuclei è limitato, non esistono milioni di nuclei, esistono migliaia di nuclei. In natura ne esistono ben meno, esistono 500-600 nuclei in natura che sono stabili o che sono radioattivi, ma che vivono per un tempo sufficiente affinché possano essere ritrovati in natura in condizioni normali. Ad esempio, l'uranio, non è un nucleo stabile, è radioattivo, tuttavia il suo tempo di decadimento è diversi miliardi di anni, milioni o miliardi di anni, e quindi in natura si trova l'uranio perché
miliardi di anni fa è stato formato e una parte di esso sopravvive ancora. Tuttavia non si trova il litio 11 perché il litio 11 ha un tempo di decadimento nell'ordine dei millisecondi, quindi se, anche se nel caso in cui venga formato in una supernova non può racchiudersi in una roccia perché dopo qualche millisecondo decade in nuclei più stabili. Quindi i nuclei sono finiti, sono limitati, l'informazione a proposito di questi nuclei è limitata. In particolare io ho guardato una teoria che si chiama Density Functional Theory, descrive i sistemi a molti corpi solo nel loro stato fondamentale, quindi solo come sono, come mamma li ha fatti, non eccitati o non in risposta a stimoli esterni, ma solo nel loro stato naturale. Nel caso dei nuclei sarebbe come li osserviamo in natura, all'interno delle rocce e così via. Quindi è un'informazione estremamente importante da avere perché ci dice come il nucleo è nel nostro ambiente normale. Tuttavia, dato che i nuclei sono limitati, come il nucleo è nel suo stato fondamentale, ha un certo numero limitato di informazioni. Non è che uno può dedurre le informazioni a proposito della loro energia fondamentale, del loro ground state si chiama, quanto sono belli, belli legati, belli stretti fra di loro e quanto sia difficile rompere questo nucleo in mille pezzi. Quindi questa è un'informazione, l'altra informazione è il loro raggio, volendo, e poi c'è un'informazione sulla loro deformazione, uno può inventarsi altri tipi di informazioni, ma tendenzialmente quello che si fa è vedere l'energia e il raggio del nucleo, quindi quanto è grande e quanto è robusto. Quindi sono solo due informazioni per ogni nucleo e i nuclei sono qualche migliaio, quindi sono solo qualche migliaio di dati. Che si traduce in kilobyte, se vogliamo continuare il paragone informatico. E quindi quanto preciso io posso essere nella descrizione di un nucleo se io ho solo pochi kilobyte di informazione a disposizione? Questa è la domanda che mi sono fatto e che ho provato a rispondere all'interno dell'articolo. La risposta è che io posso andare con grande precisione, ma non così grande, e la precisione che raggiungo è circa la precisione che abbiamo nelle attuali descrizioni dei nuclei. Quindi abbiamo un tetto che stiamo raggiungendo nella nostra descrizione, che non è dato da quanto noi siamo bravi a inventarci teorie, ma è dato da quanti dati abbiamo a disposizione, quindi non è dovuta alla nostra incapacità come creatori di informazioni in un certo senso, ma è dovuta alla mancanza di informazione che la natura ci offre a proposito di questo sistema piuttosto esotico. La mia proposta è che è necessario implementare altri dati per migliorare la nostra comprensione del nucleo e i modelli a proposito del nucleo. Questi dati sono eccitazioni, quindi utilizzare modelli che non si limitano a descrivere lo stato fondamentale dei nuclei, ma che possano descrivere anche le eccitazioni. Con una certa energia, quindi quando io fornisco una certa energia al nucleo, il nucleo cosa fa? Emette gamma, fa un altro tipo di decadimento e così via. Quindi abbiamo bisogno di una teoria che rappresenti gli esatti citati. Idealmente, anche questa teoria sarebbe limitata, è un numero limitato di informazioni perché io ho un certo numero di nuclei, le energie che posso finire, data la mancanza quantistica, sono quantizzate. Quindi questo incrementa di moltissimo il numero di dati a mia disposizione, non saranno più kilobyte, ma saranno magari megabyte, ma non saranno mai infiniti. Per migliorare ancora sarebbe necessario implementare una teoria che presenti il nucleo, come il nucleo risponde a stimoli esterni, come possono essere le reazioni nucleari. Quindi questa è l'obiettivo di questo paper era una strenua difesa delle reazioni nucleari, di come esse siano necessarie per migliorare la nostra comprensione del sistema nucleare. Detto questo, grazie mille per l'ascolto, alla prossima.